Una colonia di 34 gatti nel lungomare di San Vero Milis adottata su Facebook. I 7 abitanti del borgo di Supallosu accudiscono tutti i giorni i felini. Ed ora con Marco Lai vi proponiamo una storia curiosa che ci arriva da San Vero Milis, protagonista una colonia di 34 gatti che sta letteralmente spopolando su internet. Vediamo il servizio. 44 gatti in fila per secoli. Sono stati i protagonisti in Sardegna della giornata europea del gatto. Per visitarli sono arrivati turisti da tutta l'isola, senza bisogno di grandi battage pubblicitari. È bastato il passaparola su internet, dove i gatti di Supallosu sono diventati cliccatissimi. Sono 34, 10 meno che nella canzone, e hanno ciascuno una pagina su Facebook dove sono riportati dati anagrafici, caratteristiche fisiche e anche caratteriali. Nel celebre social network annoverano già 2500 amici. La colonia felina si è formata spontaneamente sul lungomare di San Vero Milis. Poi gli abitanti del borgo, appena 7 persone, hanno pensato di prendersene cura, danno loro da mangiare e hanno da poco concluso una campagna di sterilizzazione per il controllo delle nascite. In fondo siamo 4 gatti anche noi. Noi chiediamo a tutti un sostegno con una busta di croccantini e invitiamo a visitare la colonia felina di Supallosu, che è aperta tutto l'anno. I gatti vivono in libertà in un'area di pregio naturalistico e di interesse archeologico. Si spingono fino in riva al mare, incuranti dell'acqua. Su questo binomio gatti-natura si fonda la richiesta di far divenire il sito di Supallosu patrimonio dell'umanità. Una raccolta di firme è già stata avviata. Per questo noi invitiamo le autorità, facciamo appello al Comune di San Vero Milis e alla provincia affinché sostengano nelle sedi competenti la proposta di inserire il sito di Supallosu nella lista patrimonio dell'umanità dell'UNESCO. Ed è tutto, grazie per averci seguito, l'augurio ancora di un buon proseguimento di giornata, arrivederci.